Si interrompe la striscia di risultati utili nel girone di ritorno della polisportiva Nicosia. Nella 15ª giornata del campionato di calcio 5 di Serie C2, i biancorossi di Mister Pentecosta hanno perso in casa per 3-6 contro il Pedara. Parte bene la squadra di casa al quarto minuto, passa in vantaggio con la rete di Jordi Casternado. Gli Itenei pareggiano al 16esimo con Celano e al 26esimo si porta in vantaggio con Abate. Al 29esimo Celano segna la terza rete per il Pedara e si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo ancora gli ospiti dopo due minuti segnano con Di Marco ed allungano le distanze portandosi sull'1-5 con Abate. La polisportiva Nicosia tenta una rimonta e segna al 13esimo minuto con Olivero e poi su punizione al 15esimo con Luca Maggio. Al 25esimo la rete del Pedara con Celano che taglia le gambe ai padroni di casa. Partita contro un avversario non trascendentale ma molto concreto. La polisportiva Nicosia ha sbagliato molto sotto porta. La polisportiva Nicosia rimane ferma a 20 punti al 7° posto in classifica e nel prossimo turno, il 18 febbraio, affronterà fuori casa il Città di Canicattì, attualmente quarta con 29 punti. L'andata, la polisportiva Nicosia pareggiò per 4-4.